Ehi, hey, ben trovati da AndreLink91 e bentornati su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo il viaggio New Hero per affrontare le prossime squadre del mondiale. Abbiamo appena vinto contro l'Olanda e anche contro l'Italia. E adesso l'Italia sta affrontando il Senegal, che è già stato sconfitto dall'Olanda. E l'Italia, ovviamente, essendo stata sconfitta da noi, uno dei due esce e l'altro rimane. E se avessero un piano, non lo so, ragazzi, vediamo. Sinceramente non è che leggo proprio tutti quanti i testi, mi basta una letta veloce con gli occhi e poi magari vi do le informazioni più importanti, perché alla fine gli episodi verrebbero troppo lunghi se mi mettessi a leggere ogni singolo dialogo. Hernandez è al comando, tutta la squadra italiana si è improvvisamente spinta in avanti e il Senegal è in piena crisi. Luciano, avanti Luciano, facci vedere che sai fare. Tiro potente. Gol. Secondo me vincono per 3-1. Anche perché gli altri risultati non ce li hanno detti, ma hanno solo dato un generico. Hanno distrutto la squadra. Ma nessun. Anche qui gli italiani passano. Finito, non si sa. Ha segnato un gol dopo l'altro. Seconda sconfitta per il Senegal e poi dire addio alla possibilità di superare i preliminari. Purtroppo si può perdere solo una volta. Tsubasa è un po' preoccupato per il suo tiro. Penso che stia cercando di effettuarne uno nuovo. Vuoi migliorare il tuo tiro guidato, vero? Già, ma non ho avuto fortuna. Prova a usare questa, la palla nera! Eccola! Quindi effettuerà tiri ancora più forti, no? Ovviamente allenerà le sue gambe, i muscoli delle sue gambe, che già dovrebbero essere super potenti visto che riescono a sfondare la rete. Non cercare di risolvere sempre tutto da solo, Tsubasa. Grazie Yuga, anche per questa, figurati. Quindi Tsubasa ora lavorerà a un nuovo tiro. Perfetto! Però vediamo quale sarà la prossima squadra da affrontare e vedremo anche sicuramente il nuovo tiro di Tsubasa. Prima però girone C, Brasile contro Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ha perso e gioca il Brasile, ragazzi, è inutile dire chi passa. Carlos fa gioco individuale. Che figata! Sembrava tipo cometa astrale, però più scenografica. Ho una che mi interessa, Germania contro Portogallo. E Schneider va di nuovo al gol. Contro il Portogallo, quindi passerà la Germania. Eccoci, prossimo incontro, Senegal. Perché? Strano. Eccoci. Toh, beccate questo subito. Non perdo tempo, raga. E dai, che cattivo. E quello è rimasto a terra, è morto, è finita, basta. Ha detto mi arrendo. Bene, così deve essere. Ehi, che cosa? Oh, beh. Toh, levati, pure tu. Beh, sì, ero lanciato, come mi ha fermato che ero lanciato? Con un turbine. Oh no! Pensavo che fosse, si caricasse, era abbastanza vicino. Cavoli! Che è successo? Ma dai. Mbengue. Ah, Yuga! Non ce la fa? Quanto è veloce quel tipo? Tiro guidato! Ok. Portiere Ahmed. Ah, però si è consumato un bel po' il portiere. Si è consumato un bel po' il portiere. Oh, quello per quanto non mi ha preso.
Però è forte. Solo che si è consumato un bel po', quindi non è proprio tanto resistente alla fine. Qui c'è ancora la strisciata del tiro della tigre. Vabbè, con lui lì non potevo farlo assolutamente, era impossibile. Ma dai! Ma levati, no? Ma che roba è? Ma cos'era? Sì. Lì non ho reagito io, però... Levati. Ci vuole il fratello lì davanti, Masao. O l'altro, insomma, uno dei due. Ecco, levati, va. Vai, riproviamoci. No, chi è questo? Si possa rompere la zamba. Maledetto. Chi gli ha detto di mettersi in mezzo? Ma levati. Yuga. Arca zozza! Poteva andare in porta forse. No, oddio, forse no. Forse la parava, ma forse no, non lo saprò mai. Eeeh, che seccatura, levati. Sì, però quello rompe le scatole prima che se ne va da parte sua. Poi dopo viene da me. Deciditi. Niente, proprio è difficile per voi schivare la palla, Ecco, levati. Vabbè. Fate come parà voi, fate, non lo so. Nulla! È inutile! Sì, però ragazzi, non è possibile. Cioè, e non vinco nessun contrasto quando la palla? Dai però! A un certo punto basta! Vai! Proviamoci! Niente, questo è inutile proprio. Finché non lo scarichiamo, zero proprio. Vabbè, questo lasciamo perdere. Non riusciamo a prendere palla neanche per sbaglio. Vai. Dai ragazzi, dai. Ma che cosa? Com'è possibile? Ma no. Uffa. Andiamo col secondo tempo, dai. Cerchiamo di fare gol stavolta. Ai. Ma sotto. È inutile, Zero? Zero proprio! Zero totale! È inutile che ci provo! Tanto mi rubano sempre palla! Vedi? Neanche riesce a girarsi! Sì però... Cioè... Un minimo... Vai! Vediamo un po' se è carico tanto il portiere... insomma... Pochino. Non è proprio scarico. Nani? Ha passato Tsubasa, Nani? Sa. Che si aspettava. Vabbè. Adesso posso provare a evitarlo come voglio, tanto non ci riuscirò mai. Proviamo con questo. Dai!
Ma perché tutto questo ritardo? Ma Cocco, come? Da dove è uscito questo? Ok. Dai, che ce la fai, Nitta! Accidenti. Ragazzi, qualcuno lo ferma questo? Tanto non è carico, ma è inutile. Inutile che ci provo. Niente, Tsubasa è scarico. Forza traboccante addirittura. Eccolo. Dai. E go. No, come no? Cosa gli manca ancora? Dai. Che c'era? Ma perché? Che ho fatto di male per non riuscire a tirare? Vabbè, questo è un po' lontano. Oh, yoi. Oh, capisco la frustrazione dei giocatori di FIFA. Ora la capisco. Ma levati. Mi sa... vabbè. Buonanotte, giocatore. Sì, long throw. Ma non mi interessa, prenderò palla! E segnerò! Eccolo! È gol! Sì! Ce la fecero! I nostri eroi! Sei troppo scarso, sì! Puoi passare... No! Se fanno gol io chiudo. Se correte più veloci finirete per esaurire le energie. Ma già corrono veloci! Voglio che tu sia tutta la tua potenza e non ti mostreremo quanto facciamo... E noi ti mostreremo quanto facciamo sul serio. E se io avessi segnato proprio alla fine del tempo sullo scadere? Che cosa sarebbe successo? Forse è solo un evento così tanto per. Ma Cici, vabbè, non ha mai fatto gol, sto tranquillo. È doppia? Scusami? No. Ah, però la zona attivata non può. Che cos'è? Cos'è? Ma chi è? Ha fatto la chicane? Non lo so. Ma che... Senti, l'ho appena fatto. Cioè, ero appena riuscito a caricarlo. Non puoi farmi questo gioco. Niente, ragazzi. Si va supplementari, se esistono. A meno che non si va direttamente ai rigori qui. Sì, e cos'è? Tutto d'un tratto? Sono migliorati? Curae? Porca miseria. Niente, là, qua si va proprio... si va... O supplementari o rigori, dipende da come vogliono fare loro le cose. Dov'è Matsuyama? Dai! Ma come riprova? Ragazzi, davanti alla porta, nuovo tiro della tigre, se non segno. Se non segno con questo. Oh, 2-1. Vai così, ragazzi. Incontro è vinto. Non dovrebbero riuscire a farmi un altro gol. 2-1. Non mi frega niente. Difficile, facile, ho vinto. Mi ha triggerato un bel po', devo ammetterlo. Mi ha triggerato perché non riuscivo a dribblare nessuno quando avevo palla. Loro, fallo da dietro.
Chi se ne frega se è, se è cartellino giallo, espulsione, niente, fallo. L'arbitro però non fischiava. Eravamo fuori dal torneo in ogni caso, se anche avessimo vinto a cosa sarebbe servito? Allora perché me l'ha fatta rifare? Dopo la partita tra Giappone e Senegal, cos'è successo? Italia e Olanda, entrambe le squadre hanno 3 punti. E chi vince passa. Chi perde, ciao a casa. Poi al 24esimo minuto del primo tempo... Sarà Ponti? Aceto? Cioè, qual è il suo nome? Italia in vantaggio. Ora basta che fanno il catenaccio e 4-4-2 e via. No, no, Hernandez! Perché? Hernandez! No, l'Olanda pareggia. Ah, Culiwurt ha fatto gol. La mano di luce non ha funzionato. Tuttavia, a 2 minuti da fischio finale, la tattica conservativa aveva gravato molto sulle gambe dei suoi giocatori. Ma mancano 2 minuti, resistete un po' di più, tanto poi tornate a casa. Cioè, ragazzi, siete giovani, avete 16 anni, siete under 16. Io a 16 anni recuperavo in 3 minuti, cioè, voglio dire, dopo una giornata intera passata in bicicletta e a giocare a calcio, la sera stavo come un fringuello. Mi bastava un attimino seduto. Attenzione, Kluivert ha superato la linea difensiva. Ora è faccia a faccia con il portiere. Ecco, Kluivert mira sempre alla destra. Ecco, quindi ora va a sinistra. Fermerà il tiro anche se dovesse costarmi. Cos'è? Ti strappa via il braccio? Eeeh! Degno di Inazuma Eleven questa. Non sottovalutare la forza dell'Italia, né della mia mano di luce! L'ho detto! L'ho detto! È la mano di luce, si è illuminata di giallo! Bagara! L'ha presa! Hernandez è riuscito a effettuare una parata miracolosa all'ultimo secondo! Mancano 30 secondi, tipo. E la palla va a Rusciano. Rusciano, amore mio. Del gioco, intendo. Delle schiappe come voi non mi faranno nemmeno rallentare. Ma noi italiani non siamo così cattivi. Cioè, sì, però no, dai. Ci stava qualche bestemmione lì. Non schiappe, dai. Vi è piaciuto, bimbi? Cosa? Ok, sì, Kluivert stava tornando verso la sua metà campo, ma Rusciano dovrebbe essere molto più avanti. Dai, gioco di squadra, Rusciano, forse nervoso, ha sbagliato completamente il tiro. Era questo il loro piano? No, in realtà voleva segnare Rusciano, ma ha detto, ehi, è un gioco di squadra il calcio. Colpo di testa, come è arrivata? Ah, perché stava ancora in aria, non è arrivata sulle gambe di Nardog. E palla in rete. A posto, ragazzi, hanno pareggiato. E hanno vinto. Questo è il mio, il nostro, il calcio dell'Italia. Itarino sacca. La sfida è stata una battaglia incredibile. La sfida è stata una battaglia, ok? Scrivete voi i testi, non li faccio io, perciò sono tranquillo. Ce l'hai fatta, ci sei riuscito, Rusciano! E piantate, andate ad abbracciare il Gino da campo. Sei stato fantastico, Rusciano! Non ti ci mettere anche tu. Se oggi abbiamo vinto è solo merito tuo. E beh, chi se ne frega. Normale che il tuo braccio stia così, ti senti bene? Ma sta tranquillo. Probabilmente mi ha rotto 2 o 3 dita. Tranquillo, Beh, se sta bene a te. Già te ne vai? Quante volte devo ripetertelo? Non sono venuto qui per fare amicizia. Su, almeno dammi un 5. Con la mano rotta però, Mi raccomando. Che carini. Datevi un bacetto. Fate il mua. Ti senti frustrato, Kluivert? Già. Mister, secondo te saremmo in grado di diventare migliore di come siamo ora? C'è sempre un modo. Droga! Ah no, dovete studiare strategie più forti. Okay. No, perché sai, calcio totale.
È una droga, forse, ragazzi. Questi mascherano droga con parole strane tipo calcio totale. Total soccer, no? Il futuro del calcio olandese inizia da qui. Beh, il nostro allenatore ci fa i complimenti per aver superato le fasi preliminari. Dobbiamo stare tranquilli allora. Attenzione, America e Francia si sono appena affrontate e la partita è finita in... Francia, modo schiacciante, ha vinto la Francia. Buono, mi piace. Ecco, Tsubasa ancora si sta allenando. Ci sono? Dai, fammi vedere questo nuovo tiro. Hai fatto progressi rispetto a prima. Sì, sento che le mie gambe sono diventate molto più forti. Però non basta. Manca ancora qualcosa. Adesso è il mio turno. E cosa vuoi fare? Il nuovo tiro della tigre? Sei veramente forte, Yuga. Io non riuscirei mai a calciare come te. La forza fisica è importante, ma per calciare una palla così pesante c'è un trucco. Devi concentrarti sulla forma e calciare sfruttando tutta la potenza delle tue gambe. Sulla forma, eh? Di collo pieno? Oh, niente male. Ma cosa... Vabbè. Ci sono, Yuga! Hai capito qualcosa? Proprio così. Oh, quindi ha capito come sfruttare appunto la sua rotazione per fare un tiro nuovo. Eccoci, le squadre qualificate sono Italia, Francia, America, Brasile, Argentina, Germania e Uruguay. Oh, che bello. Finalmente inizieranno gli incontri seri. Il Senegal mi sa che era un pochino più baffata delle altre squadre perché ragazzi, cioè, numeri da circo proprio erano. Bene. Per questo video è tutto ragazzi, lo termino qui. Sono andato un pochino più avanti così in modo che la prossima partita praticamente ci arriviamo subito, senza troppi convenevoli. Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!